Giovanna di finalmente Giovanna in cucina. Ho cominciato a fare delle lasagne, ma sono delle lasagne che io faccio con il pesto, che il pesto mio, quello che faccio io, poi vi spiego come lo faccio tutti gli anni, e la salsa di pomodoro. Allora, ho fatto prima uno strato di salsa. Salsa poi, sempre fatta da noi. Fatta da noi. Poi ho messo le lasagne e ho coperto con il pesto, giusto? Ora prendo gli altri ingredienti e vi spiego. La besciamella. Ho messo 50 g di burro, 50 g di farina, sale, pepe e noce moscata. No, il sale non l'ho messo. No, non lo metto. Pepe e noce moscata. Ho mescolato tutto e adesso comincio ad aggiungere il latte bollito, caldo, molto caldo. Mescolo e si viene a creare una specie di purè che poi man mano che metto il latte diventa più liquido. E allora alla fine vi faccio vedere la besciamella. La besciamella è quasi pronta, come vedete sta bollendo, fa tutte le palline e quindi adesso continuiamo e terminiamo la pietanza. Mettendo la besciamella al suo strato. Adesso metto della provola che ho tagliato a dadini. Oddio, mozzarella, non provola. Certe volte non mi vengono le parole giuste, sarà l'età. La mozzarella tagliata a dadini, il parmigiano grattugiato. E ora faccio un altro strato. Adesso mettiamo la salsa. Vediamo se basta così. Paura che questa non basta, ci mettiamo anche l'altra. Ecco, così abbiamo finito la salsa. E adesso mettiamo di nuovo il parmigiano. La mozzarella. E facciamo un altro strato. Non ci sono. Uno stratino più piccolo che mancano le lasagne. Allora, a questo punto mettiamo il pesto. Ecco il pesto, mettiamo il pesto.
ci vuole ancora dell'altro pesto. Un attimo solo, e fra poco l'abbiamo finito. Dunque il pesto lo finiamo tutto, in modo che con quel pochino non ci facevamo niente, quindi arricchiamo la pietanza. Ma l'ho fatto io, quindi è così buono. Ci ho messo di tutto e di più. Ecco fatto. Quanto è pesto. Adesso dobbiamo mettere la mozzarella, anzi prima mettiamo il parmigiano. E già nel pesto ce n'è talmente tanto, formaggio. Ecco qua, e ora ci mettiamo le dadini di mozzarella. E l'ultimo, e per ultimo abbiamo la besciamella. Così abbiamo finito qui. Dammi. C'è ancora un goccettino di salsa, la mettiamo qua a bordo campo. E ora spalmiamo la besciamella. Io ho finito la pietanza e ora ve la farò vedere quando la uscirò dal forno. Un abbraccio e buona giornata. Ho tirato fuori le lasagne dal forno, guardatele, un profumino che proprio non se ne profumo può. Di pesto in particolare, molto forte, buono il pesto. Tagliamo, è calda, quindi insomma vedete che fila il formaggio. Il formaggio fila. È calda, quindi è morbida. Oddio, è ancora legata. Ora si è slegata. Eccola qua. Profumo è proprio una cosa incredibile. Allora, adesso si dovrebbe assaggiare, però è calda. Chi è che la vuole assaggiare? Io? Vabbè. Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? Fa questo sacrificio? Allora, oh mamma mia. Vorrei invitarvi tutti a casa mia e farvela mangiare. Buonissima. Un po' troppo calda forse, però è buona. Buona. Ciao.